Seconda serata di Festoria, siamo qua con i Six Minor. Ciao, ciao. Presentatevi. Ciao, sono Andrew. Ciao, sono Renato. Da dove venite? Da Napoli. Viaggio lungo? Una lunga trasferta, sì, però per suonare su questo e altro. Voi avete vinto il primo premio a Benzilla. Siete contenti di essere tornati qua a Saronno? Assolutamente sì, c'è una bella atmosfera, insomma, e siamo contenti di essere qui. Che cosa presentate stasera al pubblico saronnese? Guarda, presentiamo il nostro primo lavoro discografico, Wireframe, e ci saranno ben 5 tracce dell'album e 2 diciamo del futuro album, delle nuove produzioni. Voi fate elettronica, giusto? Sì, diciamo, questa è un po' una domanda difficile da rispondere. Diciamo, il nostro è un connubio tra quello che è post rock e ambient insieme legato all'elettronica, e infatti sfociamo anche un po' su atmosfere che possono essere un po' dubstep e drum and bass, quindi cerchiamo un po' di fondere quello che è lo strumento, la dimensione suonata del rock con l'elettronica. Ma... sintetizzando proprio, insomma. Ma chi di voi è la mente del gruppo? Chi pensa alla musica? No, guarda, in realtà in due assolutamente. Cioè, io compongo a casa, lui compone a casa e poi fondiamo il tutto in sala. Quindi metà e metà. Sì, siamo un'unica realtà, quindi un'unica mente. Ma mangiate insieme, dormite insieme, fate tutto in simbiosi? Diciamo quasi, dai, diciamo quasi. Quasi. Sei d'accordo? Abbastanza. Allora, c'è molta insomma interazione fra di noi, nel senso che sintonia, dai, sì, sintonia. Però lui risponde per primo e poi lui copia le risposte. Funziona sempre così, cioè. Di solito al contrario, di solito al contrario. Questa volta ti andrà bene a te. E che differenza c'è fra suonare in campagna e suonare in Lombardia? Guarda, questo ti risponde lui, e lui è ferratissimo in questa cosa. Differenze proprio non è che ce ne sono tante. Sicuramente possiamo dire che il pubblico sicuramente del nord è un po' più attento su determinate sonorità. Diciamo che al sud c'è sicuramente più riscontro per quanto riguarda la musica folk, comunque diciamo una scena più popolare, diciamo, mentre invece più si va, più si sale, più insomma vediamo che c'è una certa sensibilità verso l'elettronica. Ad esempio siamo saliti fin su a Berlino, ad esempio lì c'era un'attenzione particolarissima verso l'elettronica e queste cose, quindi ci fa piacere insomma essere qui. Tra l'altro stiamo iniziando a suonare molto spesso al nord, quindi è una cosa che ci fa piacere. Quindi vi state facendo adottare? Sì, esatto, questa è già la seconda volta che siamo a Saronno, saremo anche l'anno prossimo perché siamo stati vincitori appunto di Benzilla, quindi siamo saronnesi ormai, possiamo dire. Ok, allora Garetta. Sì, velocissimo. Qual è il piatto tipico saronnese? Il piatto tipico saronnese, i biscotti di Saronno. Bravo! Hai visto, ce la faccio. E invece da bere? L'amaretto, dai, l'amaretto di Saronno. Bene, allora siete ferratissimi. Avete superato il test. Vi salutiamo, vi lasciamo andare. Salutate i nostri telespettatori. Ciao. Dai Six Minor, da Festoria 2013, qui, come al solito. Ciao. Li siete persi, ci dispiace per voi, però adesso noi ve li intervisteremo così li conoscerete meglio e potrete venire a sentirli la prossima volta. Loro sono i Fast Animals e Slow Kids. Ciao, Iamone, sei il cantante del gruppo, presenta il gruppo. Allora, io Iamone, voce e chitarra. Alessandro Guercini, chitarra. Io sono Alessio e sono la batteria. Jacopo il basso. Che musica fate per i saronnesi che non erano qua a vedere il vostro fantastico spettacolo? Facciamo rock, musica rock un po' incazzata con il futuro, fine. Beh, è stato molto sintetico, hai qualcosa da aggiungere? No, io ci vedevo qualche influenza anche Christian Rock. E da dove viene il nome, visto che è simpaticissimo? Da una puntata di uno sketch dei Griffin. Ce la devi raccontare adesso. Ok, c'era questo bambino, c'era questo ragazzino che correva con le gambe sporche di miele, inseguito da un felino leopardo. Feroce. Felino, felino. Una tigre. Una tigre forse, sì. Era un reality show chiamato Animali veloci e bambini lenti, cioè bambini grassi che scappavano nella giungla, unti di miele con dei felini.
Sì, vabbè, insomma, quel caso era uno. Felini che le rincorrevano. Insomma, non siete mai d'accordo? Mai. Non esiste nessun gruppo chiamato Fast Animals and Slow Kids. Venite da Perugia? Sì. Com'è stato arrivare fino a qua in giornata? È stata dura. Siamo beccati 2 ore di fila uscendo da Milano. È stata... Vai. Cioè... No, tendenzialmente il punto è questo. No, ormai siamo abituati a fare veramente tanti chilometri, però se c'è una cosa che veramente spacca le palle, quella è la fila, e abbiamo beccato questa coda interminabile arrivati al casello, alla tangenziale di Milano, non so perché, non ce l'ho mai capitato. Ci abbiamo messo all'incirca due ore per arrivare da Milano a qua, a Saronno, che comunque è vicinissimo. E in più oggi l'aria condizionata usciva calda, era tipo un phon costante. Solo dietro, noi davanti stavamo una crema. Quindi era bambini caldi e animali freddi? Noi eravamo gli animali. Beh, nel 2013 è uscito il vostro ultimo lavoro, Hubris. Come sta andando? Si vende? Vabbè, si vende ai banchetti, sì. Ai banchetti sì. Un pochino meno in distribuzione perché abbiamo fatto la genialata marketing di metterlo in free download. Però è una cosa che veramente sentivamo, in realtà è andato benissimo, cioè il free download siamo a 9000 download, veramente una quantità fantastica, grossissima, ma diciamo non è che ci interessa poi tanto questa parte commerciale, cioè ci interessa, per carità, soldi, sempre soldi e tutta devono la vita soldi. Devono pagarsi la benzina per tornare a Perugia stasera. No, però più che altro la cosa bella è che grazie anche appunto a questo disco qua abbiamo finalmente per la prima volta trovato un pubblico in giro per l'Italia che... Non lo so, io penso sia forse la cosa più bella per una band, sentirsi cantare le canzoni, eh. Per la prima volta nella nostra vita stiamo iniziando veramente a sentirci come una band vera, una band che va in giro, che va in tour, che conosce persone e quelle persone li stimano per la musica che fanno. E quindi indipendentemente dalle vendite e da tutto è un periodo super fico grazie a questo Hubris qua di cui parlavi te. Infatti ho visto che i vostri fan cantano le vostre canzoni, vi fanno i cori, sono presi benissimo. Ma perché ancora non vi conosce? Di cosa parlate nelle vostre canzoni? Come le scrivete? Da dove vengono? Allora, da dove vengono è una cosa un po' cioè non è una bella pubblicità parlare di queste cose, perché le canzoni parlano di morte, tristezza, fratellanza, bella cosa, però insomma no, principalmente i testi li scrive lui, quindi rispecchiano molto il suo stato d'animo, però siamo una band abbastanza morale, quindi rispecchiano spesso anche lo stato d'animo della band in generale. E per chi non ci conosce non c'è miglior invito che venire a un concerto nostro. Poi scaricatevelo il disco, anche prima del concerto, così arrivate preparati. Ma io ho una domanda. Perché tu non riesci a tenere i piedi per terra? Ci abbiamo visto saltellare per tutto il concerto. Ma perché mi mega diverto. Non lo so. È come... cioè... suonando, no? È molto quello che fai anche quando vai a vedere un concerto. E quando vado a vedere i concerti, perlomeno delle mie band preferite, ho sempre saltellato, sempre stato lì sotto a supportare, a fare. E lo stesso mi rimane quando suono. Ma non hai paura che quando ti butti non ti prendono? Ah, diciamo che non penso proprio a questo, cioè in realtà non ci penso, non penso tanto. Grazie ragazzi, è stata una bella intervista, vorrei che salutaste i nostri telespettatori a modo vostro. Ah, io ce l'ho. Ciao. Ciao. Io. Ciao. Dai Fast Animal e Slow Kids, Festoria 2013, la seconda serata di Festoria, è tutto. Ciao ragazzi.